Ma perché? Perché? Non eri poi tanto vecchia, perché? Perché? Anziana sì, anziana era, anziana. Si vede tutte le rughe, cioè. Sì, ma vecchia no. Perché? Perché? Dorme. Come dorme? Ma dico dorme, che par che la dorma. Ah, pare, no, perché vuoi. Ma perché? Perché? Se faccia coraggio, sorgere. Ma come si fa? Ma guardatela! Sembra... Che dorma. Questo l'abbiamo già detto. Certo che dove c'è che ne trova un'altra come questa? No, si trova. Si trova. Cercando si trova. Perché? Sorgere, non ho parole. È la fortuna da niente, eh. Ma non importa, non importa. Sandrina! Su, non faccia così, In certi casi bisogna farsi forza. Sì. E dico, restano sempre i ricordi. È vero. Ecco, se ha un attimo di tempo. Ah, ecco l'album dei ricordi, con le fotografie di Sandrina bambina. Sono trifoni delle onoranze. Quali onoranze? Funebri, dico, bisognerà pure seppellirla. Ah, sì, perché? Perché? Bisogna seppellirla, è vero. Cosa pensa di fare? No, il massimo. Sì, deve essere una specie di serata d'onore per lei. Vabbè. Lei amava tanto la vita, l'eleganza, i fiori, lo sfarzo. Ecco, ci sarebbe questo. Ah, belle, sono orchidee queste. Sì, sì. Ah, le piacevano tanto. Ma perché? Perché? No, non faccia così, No, dico, perché le piacevano tanto le orchidee? In fondo sono un fiore stupido, senza profumo. No, poi ha visto là dopo, dico, cassa in noce scolpita con le scene del Gesù di Zeffirelli, guarda. Ah, lei era tanta amica di Franco. Sì. Faccia tutto. Quanto viene? 4 milioni. Ma perché? 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 Beh, dico, sa, ci sono le spese, la dopo, le orchidee, Zeffirelli. Sì, no, dico, mi sembra una cifra un po' esagerata, un insulto alla miseria. Lei era tanto sensibile a queste cose. Ha detto che amava il lusso. Ma era ricca dentro, ero più apparente che reale. Ma poi la guardi. Sembra un uccellino. E che uno spende 4 milioni per un uccellino, no? Dicono. Ecco, ci sarebbe quest'altra soluzione. Garofani, cassa di ciliegio. Ah, ciliegio. Sì. Piaceva tanto il ciliegio, sa, il passerottino. 2 milioni. Ma perché? Perché? Non sa quanto costano i garofani. Sì, ma io ne faccio una questione morale. Era una donna tanto semplice. Voi che l'avete conosciuta, dico. Dite la verità, era semplice. Uccelletto. Una munega. Che era munega? Una suora. Sentito. Allora, niente addobbo, ecco. No. Abete, 4 candele. Sì. 800.000. Ma perché? Ma perché? Non c'è niente di meno, dico. No. Solo la cassa. No, dentro la cassa no. Non deve essere chiusa la mia Sandrina. Lei era libera, amore, libertà, no. Dentro la cassa no. Dico, ma con qualche cosa bisognerà portarla via. Sì. Ci penso io. Come? Ci ho pensato io, ma cosa vuole che non abbia pensato la mia Sandrina? Ecco qui. Chiamo il personale per il trasporto. No, quello costa, no. Non ci pensano loro che le volevano tanto bene, vero? Mettetela qua dentro, portatela via. Oh. Ma io mi sono stufata, ma che cos'è questa schifezza lugubre? Una cosa lugubre, poi cosa protagonista, ma che protagonista qua? Che non fa ridere nessuno, no, sta no, cosa? No, un momento, questa fa ridere perché questa è satira, sei satira. Tu che non l'hai capito, è satira. E sai qual era il bersaglio? Quegli sciacalli che sfruttano il dolore altrui. Ecco, e poi cosa mi parli di protagonista, ma cosa conti, le battute? Sì. Tu eri un simbolo, eri. Ma io me ne vado, guarda, ti lascio qua, te il tuo simbolo. È vero, professor Bianchi, che esiste questa cosiddetta mafia dei funerali? Beh, purtroppo devo rispondere in modo affermativo. È una dichiarazione che faccio con molta amarezza, ma esiste e vegeta proprio una mafia delle onoranze funebri. Ma è vero che agisce anche all'interno degli ospedali? Non in tutti, ecco. In qualche istituto di cura sì. Forse questa è la pagina più grave, più squallida dell'intera faccenda. Ma voi medici, lei professore, che è anche un primario,
Cosa fate per impedire, per porre un argine a questa vergognosa speculazione? Ma vedi, noi più che denunciare la gravità del fatto non possiamo fare. Spetta poi alle autorità, alla magistratura, agli organi competenti far cessare questo squallido commercio. Grazie, professore. La lasciamo perché sappiamo che lei ora deve svolgere il suo consueto giro delle visite ospedaliere. Infatti. Arrivederla, professore. Buongiorno. Buongiorno. Come va il nostro malatino? Stanotte ha dormito sempre. Bene, bene. Polso? 90. Temperatura? 35,8. Pressione? 70. Allora scriva. Polso 90, temperatura 35,8, pressione 70, lunghezza 1,70 e larghezza 55. Allora va bene la bara modello 27B e trasporto seconda categoria. Grazie, professore. Ma si immagini, mio dovere. Buongiorno.